la sta sfruttando enormemente, no? È chiaro che quando si parla di una cifra come quella che ricordavo prima, quindi superiore ai 100 miliardi, è difficile avere delle analisi controfattuali di che cosa succederebbe in termini di PIL, torniamo alla modellistica, se non ci fossero questi 100 miliardi, ma sicuramente io guardo alla mappa della crescita nel 2023. E vedo che i paesi che in termini di PIL hanno ricevuto più risorse dal PNRR, che sono i paesi del sud e i paesi dell'est dell'Unione Europea, in genere crescono più di altri paesi. E i paesi nordici, scandinavi, dell'Europa centrale, Germania e dintorni, crescono meno. Ora sarebbe, credo, semplicistico attribuire questo a Next Generation EU e basta, perché ci sono tante altre ragioni, ma certamente Next Generation EU ha contribuito a evitare quello che sarebbe stato uno scenario opposto. Cioè, in termini normali, tradizionali, noi avremmo avuto un incremento di una differenza a danno dei paesi del Sud Europa o dei paesi dell'Europa dell'Est. Quindi è stato un fattore di convergenza dell'economia europea, tra gli altri fatti positivi.